Buonasera a tutti e bentrovati al Rinoceronte, argomento anche questa settimana importantissimo. Si parla di ecoreati, di disastri ambientali, sono veramente tanti in Calabria. Si parla tanto della terra dei fuochi in Campania, ma la Calabria non è veramente di meno. Sono tanti, tantissimi casi di tumore, soprattutto in alcuni quartieri della Calabria, vicino a stabilimenti, ex stabilimenti. Questa sera parliamo di uno stabilimento che si trova a Rende, si trovava meglio, Legno Chimica. Si trovava questo stabilimento tanti anni fa, operato per più di 30 anni se non sbaglio, e me lo diranno i miei ospiti, e che però ha lasciato un brutto ricordo, ha lasciato dei resti della lavorazione, dei resti pericolosissimi, anche se qualcuno dice che non sono dannosi per la salute dell'uomo. Invece dai dati sembrerebbe proprio di sì. Allora, eco reati, eco peccati. Perché questo titolo questa sera? Perché commettere un reato ambientale equivale a commettere un omicidio. Sono tantissimi, come già vi ho detto all'inizio della trasmissione, soprattutto i giovani che muoiono di tumori, di tumore senza un reale motivo, cioè non si capisce perché a 20 anni, a 18, a 7, a 50 oggi, nel 2015, si arriva a morire di cancro in alcune città della Calabria. Lo facciamo questa sera con Cono Cantelmi, ricorderete senz'altro per la sua agguerrita campagna elettorale con il Movimento 5 Stelle, avvocato, lo presentiamo così perché non si può, nel Movimento 5 Stelle è proibito, insomma, però in qualità anche di avvocato, un cittadino. Un attivista anche, poi invece un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, consiglio comunale di Rende. Ecco, benvenuto a Domenico Miceli. Buonasera. Ben trovato. Allora, Domenico Miceli si sta battendo molto insieme anche agli altri attivisti del Movimento 5 Stelle per fare piena luce su questo stabilimento. Allora, io vi faccio vedere dei contributi questa sera che abbiamo realizzato, preso da Francesco Straticò, Telecosenza, che è un giornalista che vive in quei territori. Chi meglio di lui, se lo saluto, ciao Francesco e grazie per i contributi. Noi non esistevamo nel 2015, nel 2011, nel 2012, quando lui ha girato questi servizi, ma partiamo da un servizio per rendervi anche l'idea, dove praticamente un servizio che risale al 2011, il 2 febbraio del 2011, dove ancora non si è ancora riusciti a capire l'entità del danno, di quello che accadeva e che accade ancora oggi lì a Rende. Vediamo questo contributo. Sono iniziati, a dire il vero in gran segreto, i lavori di carotaggio disposti dalla Procura della Repubblica di Cosenza nell'area della ex Legno Chimica, a Rende, alle porte della città dei Bruzzi. La zona, che in passato fu anche teatro di un devastante incendio, era già stata sequestrata perché si sospetta contenga interrati pericolosi rifiuti chimici. Si tratterebbe dei residui industriali dell'azienda, ora dismessa, che si occupava della lavorazione di legnami. Molte le denunce degli abitanti della zona, che da anni lamentano nauseabondi odori che si levano in tutta l'area. Le analisi sui campioni prelevati dovranno chiarire se e quanto è inquinata l'area sequestrata e ora sottoposta ad analisi, che si estende per circa 7 ettari. Tutti intorno insediamenti industriali, ma anche abitazioni. Si spera che già nelle prossime settimane si possa sapere, dopo anni di attesa, cosa ci sia davvero dentro e sotto queste misteriose vasche. Dalla voce di Francesco Straticò, era il 2 febbraio del 2011, ci diceva fra due settimane ci auguriamo di sapere quello che è contenuto in quelle vasche, molte delle quali sono state coperte, e ce lo confermano proprio i nostri ospiti. Domenico, comincio proprio da te perché sei consigliere in quel comune. Molte di quelle vasche sono state coperte, ancora non si sa con precisione quello che c'è là sotto. Cioè, era il 2011 quando dicevano i politici di allora: state sereni, state tranquilli, diremo tutto quello che c'è, faremo un'operazione verità su questa ex fabbrica, su questa legno chimica. Invece
nulla è stato fatto da allora. Gli anni passano, gli anni passano e ci ritroviamo al punto di partenza praticamente, ossia questa bonifica annunciata a più riprese e più volte nell'arco di questi 8 anni da quando l'azienda è in liquidazione, in realtà non è mai partita. È una bonifica quasi insostenibile ora per le casse di questa azienda in liquidazione. Quindi diventa un problema economico-finanziario. Il fatto è questo fondamentalmente, che la verità su quello che contengono queste vasche e quindi quello che è stato depositato nel tempo sul suolo utilizzato prima dall'azienda resta ancora un mistero. C'è stata un'inchiesta della procura, il sindaco tre settimane fa ha dichiarato in consiglio comunale che sarebbe andato in procura a sporgere denuncia contro questa azienda. Attualmente ancora non è stato fatto niente. Quindi noi stiamo cercando di ricostruire, lo abbiamo fatto in questo primo anno da consigliere comunale, quindi appoggiato dal mio gruppo Meetup di Rende, abbiamo cercato di ricostruire le fasi, diciamo, di questa mancata bonifica. E ci siamo resi conto che ci sono tantissimi punti bui, ci sono tantissime zone d'ombra, sia nelle carte che nelle attività della politica. La responsabilità in questo momento è sia del Comune di Rende che della Regione Calabria. Una volta è stata del commissario, c'era un momento di commissariamento dal punto di vista delle bonifiche in Calabria. Passato quel periodo le competenze sono passate ai comuni. C'è stato qualche sindaco che ha cercato di fare qualcosa, di smuovere le acque. Di fatto nel 2015, quindi a distanza di 8 anni, siamo ritornati al punto di partenza. Sono inutili i consigli comunali, sono inutili le nostre proteste, le proteste dei cittadini, inutili anche le raccolte firme per procedere alla bonifica. Abbiamo un'azienda che si svincola tutte le responsabilità, quindi esce fuori da quello che dovrebbe essere il compito di un'azienda che è venuta in Calabria per creare ricchezza, ma che in realtà ha lasciato solamente danni ambientali in una zona ben circoscritta della città, una zona molto importante perché è la zona industriale. Certo. Di Rende, quindi non è una zona periferica dove non abita nessuno, una zona tra l'altro dove c'è un alto insediamento abitativo, tant'è che a parte le villette, a parte il centro abitato che è molto vicino, 4 miglia, è attaccata alla zona industriale a Rende, noi troviamo tantissime attività industriali, il che sta producendo anche dei danni economici alla nostra zona industriale, perché le persone finalmente hanno iniziato a capire che c'è un problema di inquinamento. Non si vuole più investire, troviamo pochissimi imprenditori disposti ad investire in quella zona, anche perché i casi di tumori purtroppo... La preoccupazione c'è. I casi di tumori purtroppo sono elevati non solo tra i residenti, ma anche tra i dipendenti di queste stesse imprese. E quindi la preoccupazione inizia a crescere. Colo Cantelmi, in qualità di avvocato, che lei è un avvocato anche, e com'è possibile che consigli comunali di Rende... E la voce dei cittadini, le istanze, le denunce e tutto passa così sottaciuto, inosservato, cioè come se nessuno denunciasse quanto accade lì, in quel luogo, perché noi abbiamo visto dalle immagini, c'è una foto che prima è passata nello schermo qui in studio, eccola, vedete, potrebbe sembrare un bellissimo laghetto, uno stagno, no? Se non fosse per quel che resta della legnochimica. Sì. Invece quelli sono pozzi di veleno. Come sia possibile io non lo so spiegare, perché questo è un modello di politica che noi vogliamo scardinare sicuramente, però è possibile nella misura in cui i cittadini non fanno sentire la loro voce e non ci mettono la faccia. Ed è per questo che noi abbiamo escogitato proprio questa iniziativa, approfittando del reato di omessa bonifica che è stato introdotto ormai recentissimamente anche grazie a un impegno fortissimo da parte del Movimento 5 Stelle, noi abbiamo diffidato il Comune di Rende e la Regione Calabria a fare questa bonifica, approfittando comunque di alcuni escamotaggi normativi, perché in realtà il codice sull'ambiente prevede che quando il soggetto responsabile non può, non vuole, l'ente pubblico debba sostituirsi adesso e debba fare queste bonifiche. Non è possibile che una bonifica possa durare 10 anni, 15 anni, è contrario allo stesso senso di fare una bonifica, infatti la legge prevede dei tempi molto stretti, 6 mesi, un anno, non è possibile che si facciano decine di conferenze di servizi, incontri, rinvii e quant'altro. Il soggetto
principio in materia di ambiente è chi inquina paga, ma se questo soggetto non ce la fa, una società in liquidazione per sua stessa natura, per sua stessa struttura, non potrà mai assolvere ad una progettualità che con un piano di monitoraggio potrebbe impegnare per 10 anni, 20 anni, seguire poi successivamente la bonifica. Non è possibile, quindi è inutile che minaccino le autorità di fare querele, bisogna adoperare gli strumenti che sono previsti dalla legge. Noi gli abbiamo dato un termine, 30 giorni, avete 30 giorni per fare questa cosa qua. E dopo cosa accadrà? E dopodiché ci sarà l'omissione in atti d'ufficio e l'omissione in bonifica. Dopodiché ma chi pagherà per tutto questo? Nessuno in fin dei conti. Chi pagherà? Ecco, questo è un problema secondo me secondario, perché adesso è prioritario tutelare la salute delle persone. Allora, dopodiché vedremo chi dovrà pagare. Pare che la bonifica costerebbe insomma circa 6,5 milioni di euro, mentre l'Egnochimica è disposta a dare solo 650.000 euro per la bonifica. Io mi chiedo come è possibile, con 650.000 euro non riusciranno neanche a tirare quell'acqua avvelenata che c'è in quegli stagni, no? Diciamo che il problema è proprio l'acqua, è l'acqua e i fanghi contenuti in quegli stagni. Fondamentalmente cosa succede? Tutti i piani di bonifica presentati alle autorità competenti da Legnochimica in realtà sono stati bocciati perché andavano contro la normativa vigente e quindi non potevano essere attuati. Legnochimica in realtà cosa fa? Dice no, il nostro piano lo dobbiamo portare avanti a forza in questo modo perché non abbiamo i soldi per realizzare un altro. In realtà la legge cosa prevederebbe? Prendere questi fanghi e questi liquami e portarli in discariche autorizzate, quindi smaltirli in un determinato modo, come certo prevede la legge. Loro invece vorrebbero utilizzare un escamotage, quindi depurare queste acque in loco attraverso, almeno questa qui è stata la penultima idea che avevano presentato al comune di Rende, e quindi depurarli in loco per poi sversare queste acque all'interno del depuratore consortile. Un'idea che poteva essere valida fino a un certo punto, in quanto poi dalle ultime analisi che erano state presentate all'assessore all'ambiente ci siamo resi conto che in realtà i valori di queste acque erano ancora troppo elevati per poter essere inserite all'interno del depuratore. Certo. Avrebbe distrutto il lavoro che normalmente fa un depuratore. E dopodiché che succede? Presentano un nuovo piano di bonifica, però è stato ritirato 3 settimane fa, appunto durante quell'ultimo consiglio comunale di cui parlavamo prima. E ad oggi ci ritroviamo senza una conferenza dei servizi e ci ritroviamo con una popolazione allarmata in quella zona e con una società che ormai è diventata silente, nel senso non si fa più neanche sentire, quindi non sappiamo quale sarà la sua prossima mossa. Ecco, cosa si trova in quelle acque? Metalli pesanti, tra cui l'alluminio, il ferro, il magnese, l'arsenico, berillo, cromo, nichel, mercurio, benzene e tricloroetilene, con concentrazioni fino a 100.000 volte superiori al valore consentito, quindi è proprio una bomba a tutti gli effetti. C'è, come dicevamo, come diceva l'avvocato Cantelmi, c'è stata una battaglia da parte del Movimento 5 Stelle in Parlamento e il Senato ha approvato la legge sugli ecoreati. Allora, battaglie durate veramente 18 anni questa degli ecoreati. E quindi non si paga più con delle contravvenzioni, ma è un delitto, quindi si paga con la galera, reclusione, ecco, non sì. Ci sono più verbali, c'è la reclusione. Come funziona, avvocato, in questi casi della Legnochimica, no? C'è stato un disastro ambientale, c'è tuttora in corso. Sì, ma l'indagine, per quanto mi consta, sul disastro ambientale e comunque sull'inquinamento è cessata, perché l'unico indagato, che era credo l'ex amministratore di Legnochimica, è venuto a mancare, quindi giustamente c'è stata l'estinzione del reato conseguentemente a quindi questo fatto. Quindi nessuno pagherà. In questo momento è per questo che noi abbiamo sollecitato l'adozione del provvedimento di omessa bonifica. Quando è che c'è il reato di omessa bonifica? Quando c'è una procedura di bonifica in atto e evidentemente si porta avanti nel tempo, alla fine diventa qualcosa che non si porterà mai a conclusione. E quindi in questo caso noi sollecitiamo un termine affinché questo accada, dopodiché ci sarà l'omessa bonifica e procederemo nelle vie consentite, perché i responsabili dell'omessa bonifica, che a questo punto
punto diventeranno gli amministratori, oltre che l'attuale liquidatore di Legno Chimica, si diano da fare oppure prenderanno le loro responsabilità. Non è più tempo di perdere tempo, se lei mi passa il termine, e approfitto della sua considerazione prima, stare sereni può essere molto comodo per chi sta a casa sua, ma quando i veleni ti entrano in casa, quando i tuoi figli si ammalano, non c'è più opportunità di stare sereni, questo lo dico a tutti i cittadini. Ecco, sono tanti, come diciamo, no? I veleni entrano in casa, tanti i tumori segnalati in quella zona, no? E il pericolo proprio, cioè, su quelle terre andrebbe questo cartello affisso. Oh, pericolo di morte. Io che sono stato sui luoghi, grazie a Domenico, grazie anche a Fabio Gambino che ha fatto un lavoro grandissimo per aiutarci, anche l'avvocato Francesco Palumbo che rappresenta l'associazione Crocevia, che è un'associazione di cittadini che sono lì in loco, che hanno lavorato con noi per fare questa iniziativa. Quando sono stato lì mi sono spaventato, perché effettivamente l'estensione dell'area, il fatto 7.000 ettari, mi pare, che sull'area no? insistano sì. comunque delle attività, perché il comune di Rende non ha mai stralciato dal piano regolatore quest'area, quindi lì volendo potrei anche asfaltare e costruire. Ma come è già stato fatto? Perché? Come è stato già fatto, perché ci sono dei concessionari di auto lì che sono costruite, cioè, a 20 metri dalla ghetto. Ecco, diciamo, ma non solo, addirittura pare che, pensate, su questi stagni, cioè su questi terreni utilizzati per interrare questi rifiuti tossici, siano stati proprio costruiti dei capannoni, cioè sopra quella terra inquinata, ecco, ci sono varie aziende, imprese, no? Ed estate, mi è stato detto da Francesco, che ho chiamato, insomma, ci siamo sentiti per chiedere il permesso di mandare in onda i servizi, d'estate quando fa caldo addirittura questi rifiuti tossici vanno in autocombustione, quindi si vede uscire del fumo e l'odore è veramente insopportabile. Allora io mi domando, come fanno a vivere questi cittadini? Come si fa a dire non c'è pericolo quando la terra brucia? Beh, diciamo che il problema è proprio questo. Ultimamente, una settimana fa, c'è stato l'ultimo caso di autocombustione segnalatoci dai cittadini e dall'associazione Crocevia. Come si fa? Ce lo chiediamo anche noi. Il problema è un altro, il problema è originario forse in quella zona, che era vocazione agricola. È stata trasformata a un certo punto in area industriale di Rende. Comunque c'erano le persone che avevano i terreni e che avevano già iniziato magari a costruire di sopra, quindi ci sono generazioni di persone di rendesi che vivevano lì da sempre, e in tempo di crisi, diciamo che riuscire a vendere un terreno vicino in un'area inquinata diventa difficilissimo. Già diciamo in situazioni normali, in una situazione del genere ancora più difficile, certo. Quindi molti hanno cercato di investire quel poco che avevano in quell'area, si sono costruiti la casa, si sono costruiti la villetta e così via. Il problema però rimane, e loro stessi non sanno ora cosa fare, in quanto non si possono spostare da un'altra parte, non riescono a vendere queste case, non riescono a farsi ascoltare dalle istituzioni, e allora c'è questo momento di blocco, quasi un circolo vizioso, non si riesce ad uscire fuori da questa situazione. Per questo noi abbiamo chiesto poi l'intervento comunque anche dell'avvocato Cantelmi di Cono, perché abbiamo chiesto, nel momento in cui abbiamo la possibilità di utilizzare questa nuova legge sugli ecoreati, vediamo di utilizzarla subito anche in questa problematica che affligge il nostro territorio da tantissimo tempo. E poi l'abbiamo fatto anche per un altro motivo, in quanto non vogliamo che cada l'oblio su questa storia. Per tanto tempo anche io, che prima facevo il giornalista e quindi l'ho trattata per altri versi, quindi l'ho trattata come giornalista, ce ne occupavamo, però eravamo sempre distratti, nel senso non riuscivamo a capire mai fino in fondo realmente il problema, quale fosse, anche se avevamo a disposizione le carte, dall'ARPAC alla relazione di Crisci, dell'attuale rettore dell'Università della Calabria, che per conto della Procura aveva creato questa relazione. Da qui esce fuori, poi escono fuori quei dati che hai letto prima, che ha informato i telespettatori, dall'esterno diventa tutto più difficile, nel senso si è creata una cortina su questa storia, evidentemente gli interessi che ci sono molto forti e riescono forse a creare il silenzio, vogliono creare il silenzio su questa storia. Interessi da parte di chi? Questa qui è un'azienda piemontese, mi pare, no? Che è venuta tanti anni fa in Calabria e ha lavorato su un'azienda che aveva lasciato, se non sbaglio, perché era già un'azienda in attività che trattava il legno. Sì, ha acquisito questa azienda ed è andata avanti per 30 anni nella lavorazione del legno. Naturalmente è il tipico di
esempio di cattiva industria, di cattiva politica industriale, e in Calabria abbiamo tantissimi esempi del genere, tant'è non abbiamo un'industria, ma anzi l'unica industria che abbiamo la riconosciamo dai danni ambientali che hanno lasciato. Questo caso non fa eccezione, noi ci troviamo di fronte a un'azienda che fino a quando è riuscita a spremere, diciamo, le casse pubbliche, è andata avanti. Nel momento in cui doveva ripagare, come possiamo dire, il territorio per i danni causati, invece sta cercando di lavarsene le mani. Noi non vorremmo, ecco, che si ripetessero le storie note della Calabria, vorremmo dare un segnale, anzi vorremmo che questo qui potesse essere un esempio da seguire in tutta la Calabria. Ecco, allora, parlavamo dei rifiuti tossici che vanno in autocombustione. Vediamo adesso un servizio, sempre di Telecosenza, di Stratico, di aprile 2014, dove è arrivata proprio la denuncia dei telespettatori con le foto di quest'acqua gialla che emerge dal terreno. Vediamo. Questa è l'area industriale di Contrada Lecco, nel territorio del comune di Rende. Da qualche giorno nella campagna hanno fatto la loro comparsa degli strani liquami di colore giallo-ruggine, prontamente immortalati dalle foto delle prime persone che li hanno avvistati. Liquami che sono maledettamente puzzolenti e che fuoriuscivano anche da alcuni tombini. Il liquido maleodorante ha preoccupato chi vive e lavora nell'area, occupata soprattutto da numerosi capannoni industriali, ma ci sono anche delle abitazioni poco lontano. Siamo nella zona della ex legnochimica, luogo al centro di diverse inchieste della magistratura cosentina. Sono stati subito avvertiti i vigili urbani che hanno già visitato l'area e fatto i primi rilievi. Da cosa siano originati questi liquami con certezza non si sa, ma il sospetto che provengano da qualche rifiuto ammassato nell'area o, peggio ancora, che siano risaliti dal sottosuolo non lascia dormire sonni tranquilli a chi deve stazionare nella zona. Dalla procura di Cosenza, da noi interpellata, apprendiamo che non è stata ancora presentata nessuna informativa ufficiale. Nessuna informativa ufficiale, mentre quell'acqua, l'avete vista, cioè emerge dalla terra di Arrende, cioè è veramente preoccupante. Però la procura diceva, stati con nel 2014, non ha ricevuto alcune informative, cioè non è indagato, al momento non aveva neanche indagato. Non sappiamo se ci sono dei fascicoli aperti attualmente. La cosa inquietante è che l'attività ufficialmente è chiusa, quindi quell'acqua non avrebbe ragione di emergere oggi. E la cosa ancora più inquietante, andando sul posto, è che tu vedi il vecchiarello magari a 100 metri che coltiva l'orticello e si fa magari la zucchina o il frutto, insomma, per farci la cena. Non so quanta informazione ci sia, non so quanta interesse ci sia. Il problema è di ottica generale in Calabria e si lega anche a un'altra questione, quella del registro tumori, perché ovviamente le istituzioni non hanno interesse. Noi l'abbiamo chiesto a gran voce durante la campagna elettorale, ci dicono che c'è, ma poi alla fine questi dati non escono mai. Eppure dovunque andiamo, dovunque mi capiti di girare, perché sto continuando a girare la Calabria, c'è sempre questo problema. Infatti tutti dicono che ci sia questo registro, ma noi non lo conosciamo. I dati ci saranno poi in un futuro prossimo, ma la gente muore oggi e quindi non abbiamo bisogno di questa indagine epidemiologica, altrimenti non sappiamo dove andare a operare. È ovvio che per le istituzioni avere l'ufficialità dei dati significherebbe dover intervenire. Interventi che costano molto denaro che loro preferiscono sperperare nelle nomine, nella sanità, che come vediamo continuano allegramente a sparigliare, e invece di spendere i soldi per i cittadini. Le bonifiche sono state una delle cose che abbiamo chiesto più a gran voce durante la campagna elettorale e ci ridevano contro. Ora, il problema è che ognuno di noi nella nostra famiglia ha delle esperienze di questo tipo. Molto spesso chi si ammala viene emarginato, molto spesso chi si ammala viene detto è colpa tua per il tuo stile di vita. Non si dice che in Calabria, basta leggere anche la relazione Pecorella al Senato sui veleni in Calabria, la Calabria è quasi peggio della terra dei fuochi. Questo è un grande problema, anche perché se vogliamo fare veramente turismo, se non risolviamo questi problemi oggi, la gente con Google molto facilmente, certo, viene a scoprire dove va a fare il bagno a mare. Quindi non cominciamo a prenderci in giro, dobbiamo dirci la verità, perché se iniziamo a dirci la verità cominciamo a sistemare le cose. Ecco, questa... No, volevo aggiungere una cosa sul registro tumori. C'è questa grande assenza in regione, che appunto quello, il registro tumori regionale. Noi avevamo chiesto comunque
al Comune di Rende di istituire un registro tumori comunale, che non avrebbe una valenza assolutamente giuridica, quindi non si può utilizzare per fare intentare cause e così però via. Però tiene sotto controllo un fenomeno. Avrebbe una valenza statistica, semplicemente statistica, una mappatura delle varie aree della città, di qualsiasi città, si potrebbe fare in qualsiasi città, noi parliamo di Rende allora, per capire statisticamente i casi di tumori che ci sono, le tipologie dei tumori, perché potrebbero essere neoplasie normali, cioè normali no, mi scuso, comuni, e neoplasie certo. Invece rare, appunto da zona industriale. Tipiche da città metropolitane, comunque con grandi aree industriali. E qui abbiamo detto, iniziamo a partire dal piccolo, visto che il grande, ossia la regione, diciamo che è molto lenta nel realizzare questo e non sappiamo nemmeno i tempi quali saranno, e visto che anche il fascicolo elettronico sanitario che doveva partire a giugno sarà rinviato a dicembre, e anche quello poteva essere un buon sostituto di un registro tumori a livello regionale, abbiamo detto iniziamo a partire dal piccolo con un registro tumori comunali. La volontà, serve solo la volontà politica di portarlo a termine, in quanto a livello statistico noi potremmo iniziare già a mappare la città, il nostro territorio, iniziare a capire dove ci sono i problemi, quali sono le zone invece che presentano problematiche completamente diverse, e iniziare soprattutto a fare una buona informazione e prevenzione nei territori, in queste zone particolari. Al momento ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Registro tumori, ora mi allaccio, l'avrei voluto dire quasi in chiusura della trasmissione, però diciamo ora, visto che ne stiamo parlando, su Facebook l'avvocato Cantelmi ha lanciato questa campagna, registro tumori lo facciamo noi. Ce lo facciamo da soli, come funziona? Grazie anche all'intervento di alcuni attivisti come Vincenzo Caminiti, Davide Sergi e altri che si stanno veramente spendendo per questa bellissima iniziativa, Nicolas Rinaldi che ci sta dando una mano informaticamente. Che poi direi comunque, apro una parentesi e ripeto subito, di non dargli un marchio prettamente attivistico del Movimento 5 sarà Stelle. Una questione, infatti stiamo ricevendo grandissima attenzione anche da parte di persone che non fanno parte del Movimento 5 Stelle, questa non è una battaglia che deve avere bandiere o cappelli sulle sedie. Appunto. Noi abbiamo deciso di raccogliere noi dei dati, non avrà alcun valore statistico, saranno dati anonimi, non tratteremo quindi dati sensibili, però ci interessa creare una mappa. La cosa terribile di questa iniziativa è che se dovesse avere successo, perché partirà stasera con la raccolta dei dati, noi potremmo trovare questa mappa piena, che esploderà insomma di punti di attenzione, però a quel punto non sarà più possibile per nessuno dire che il problema in Calabria non c'è, visto che il registro tumori non ce lo vogliono dare, ce lo facciamo noi, veniteci a cercare su Facebook, la pagina si chiama Registro Tumori in Calabria, ce lo facciamo da soli, dateci il vostro contributo, segnalateci tutte le situazioni incresciose che avete vissuto come parenti, come malati, come familiari di persone che si sono ammalate, e cercheremo di capire le origini del fenomeno, i problemi e anche le soluzioni che possiamo adottare. Allora, io ora voglio tornare un attimo a questa azienda chimica, e vorrei capire, lo dico a Domenico perché da giornalista si è occupato di questa vicenda, ora da consigliere comunale di Rende, come è possibile che un'azienda chimica lavori così in modo tranquillo in un territorio e affossi, però metta sottoterra tutti questi rifiuti senza che nessuno dica niente, cioè era consentito dalla legge. Diciamo una cosa, il problema fondamentale dell'Italia sono i controlli, la mancanza di controlli. Abbiamo dei casi eclatanti in Calabria, abbiamo la Portusola Sud, abbiamo il caso Marlan, abbiamo tantissimi casi dove i controlli non ci sono mai stati. Quindi com'è possibile? Credo che il primo problema sia stato proprio questo, l'assenza di controlli mirati su questa azienda. Noi abbiamo delle vasche grandissime che non sono mai state impermeabilizzate, quindi noi abbiamo un problema anche a livello di falde acquifere. Eppure l'impermeabilizzazione di vasche del genere doveva essere un qualcosa fatto a monte, quindi appena, non dico negli anni 60, 70, quando ancora proprio le leggi di natura ambientali stavano per essere scritte e così via, o sulla sicurezza per chi lavorava in quei luoghi, ma diciamo negli anni 90, nel 2000, là le leggi c'erano, quindi se non venivano fatte applicare il problema sta là, nei controlli. Se non si inviano i controlli in questi tipi, in queste aziende, ci dobbiamo chiedere perché non si inviano questi controlli, perché non c'è nessuno che controlla, perché si riesce a farla franca così facilmente e perché soprattutto oggi noi ci ritroviamo in questa situazione di pantano totale
e nessuno dà una spinta e non vediamo neanche una spinta positiva da chi invece dovrebbe darla questa spinta. E parliamo anche della procura, che in questo momento secondo noi invece dovrebbe agire e agire in maniera determinata. Ecco, perché servono delle denunce chiare e pubbliche, nel senso che com'è possibile c'è un'azienda chimica che lavora in legno, arrende, venga dal Piemonte, apre questa azienda, lavora per 30 anni, poi decide di chiuderla perché lo Stato non gli dava più i soldi, i finanziamenti, non lavoravano, i dipendenti non erano bravi, mettiamola come vogliamo. Fatto sta che ha chiuso, no? Questa azienda aveva l'obbligo di redigere un verbale, se non sbaglio, e segnalare che tutto era a posto, che non avrebbero lasciato nulla di pericoloso per l'ambiente. Invece questi qua se ne sono andati lasciando un cimitero. Lasciando un cimitero, ma loro la colpa se ne di sono chi? Andati? Cioè, i funzionari del comune di Rende, che nel 2002, quando l'azienda ha chiuso definitivamente, non hanno controllato, cioè si può risalire a chi erano i dirigenti di quel comune, chi erano i politici di turno. Beh, la questione è un pochino più complicata. Sì, sì, ecco, sì. Spieghiamolo ai nostri telespettatori, perché qualcuno potrebbe dire... È un attimino più complicata, perché in realtà, correttamente, in base al codice dell'ambiente, sono state attivate le procedure. Noi non ci troviamo in una situazione in cui le istituzioni, tra virgolette, non si sono attivate, non stanno portando a termine ciò per cui sarebbero preposte, perché giusto il soggetto responsabile, cioè Legnochimica, che è un'azienda di liquidazione, ricordiamocelo, quindi con dei poteri molto limitati di azione, non conclude questo iter. I comuni non si sostituiscono adesso, il comune e la regione, diciamo anche le cose come stanno, e quindi sembra che nessuno sia responsabile di questo, come succede molto spesso in Italia, nell'ambito di una situazione di assoluto lassismo legislativo, pare che ognuno sembra aver fatto il suo, ma poi nessuno fa niente. E il problema principale è proprio questo, perché questa azione di bonifica va avanti da 10 anni, quindi non si può dire che nessuno sia accorto del problema, che il problema non sia l'attenzione. Perché il problema c'è. Ma vediamo, adesso cambia la giunta, cambia l'amministrazione, e il problema resta lì. È questo che noi, la procura dal trentesimo giorno successivo alla notifica, cambia i dirigenti, no, i dirigenti dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'atto che noi abbiamo predisposto, la procura sarà attenzionata, perché a quel punto l'esposto lo facciamo noi, lo facciamo i cittadini, e dovranno aprire il fascicolo. A quel punto dovranno indagare per il reato di omessa bonifica. Adesso c'è, si diano da fare. Ecco, perché queste indagini sono partite sì o no? Cioè non sono mai partite? Sono partite e si sono interrotte. Come le dicevo prima, risulta che il fascicolo sia stato archiviato perché il soggetto responsabile è defunto. Che poi, questa è una cosa un po' strana. È possibile che sia responsabile un solo soggetto, questo, ma comunque non conosciamo le ragioni che abbiano indotto l'ufficio di procura a muoversi in questa direzione. Avranno sicuramente avuto le loro ragioni, però ci resta misterioso. Non è possibile che un inquinamento di quella estensione possa essere addebitabile ad una sola persona. Non è possibile, certo, che sia stato un solo responsabile. Ci sono anche nell'ambito dell'azienda responsabili della sicurezza, direttori, dirigenti e quant'altro, non è possibile, però quell'indagine è chiusa, non è andata più avanti, si è fermata lì. E i cittadini cosa dicono di Rende? Beh, i cittadini di Rende, diciamo che per la maggior parte della popolazione la bonifica dell'area non avverrà mai, questo qui è un dato di fatto, nel senso sono quasi rassegnati, sconfortati, rassegnati. Sanno che questa è una problematica così grande da affrontare dalla parte dei cittadini che sarà quasi impossibile. Però c'è una buona parte dei residenti, soprattutto che si sono uniti all'interno di questa associazione Crocevia, che cerca di portare sempre il caso alla ribalta. Certo, a Rende abbiamo avuto altri problemi, quindi per un periodo non abbiamo avuto magari una giunta, non abbiamo avuto, c'è stato il commissario e così via, quindi i ritardi sono dovuti anche un po' ai tempi della politica e della burocrazia. Certo è che loro ora sono spaventati, iniziano ad avere realmente paura, anche perché ognuno di loro c'ha in casa qualche parente o loro stessi che sono ammalati. Anzi, c'è stata una bellissima inchiesta che poi ha portato in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 6 mesi, alla ribalta il caso, pure sulle cronache locali. Se posso citare il nome della testata, sì, il garantista, quindi Saverio Paletta, che è riuscito ad intervistare gli stessi residenti, gli stessi ammalati, cioè chi si è ammalato e chi ha avuto in casa un malato o un morto addirittura. Ma ha fatto anche di più, perché è riuscito ad intervistare anche chi ha lavorato in quella fabbrica, che si è anche autodenunciato per alcuni comportamenti che avrebbe portato avanti. Ecco, perché c'era la paura, no, nel denunciare quello che veniva dentro quelle mura, dentro quell'azienda, perché giustamente era un'azienda
un'azienda che dava lavoro a decine di famiglie. Sì, c'è stato sempre questo ricatto tra il lavoro e l'ambiente. Noi non possiamo più sottostare a questa logica del lavoro che uccide l'ambiente. Appunto, perché oggi quei cittadini che lavoravano in quell'azienda che ha chiuso, che è andata in liquidazione, cioè stanno morendo di cancro. Sì, sono i primi. Sono i primi, sono i primi, sono i primi per rischio di esposizione, per fattori di esposizione. Cioè, allora, coinvolti quanto, da questa situazione. Quanto conviene non denunciare l'azienda che ti dà 600 euro, diciamo 1000 euro al mese, perché poi muori a 50 anni? Non cioè, lo so. Vale la pena? Questa cosa è dei ricatti, tragica, diciamo, dappertutto. Anche... No, era una riflessione, naturalmente, no? Cioè, bisognerebbe cambiare la mentalità intanto dei calabresi. Io proporrei una cosa, se mi permette. Secondo me andrebbe imposto alle aziende e imprese che vogliono fare un certo tipo di industria di accantonare delle somme, oppure di creare una fideiussione, in modo tale che quando tu cessi l'attività, perché l'industria per sua natura cesserà l'attività, perché i processi produttivi prima o poi saranno certo. superati, e quindi nel momento in cui tu hai finito, tu hai accantonato un tot, non so, un 5% all'anno, un 10%, non so quanto possa essere, per sistemare il terreno. Non è possibile che, come succede spesso, l'azienda lavora, fa i soldi, poi quando i soldi pubblici finiscono se ne vanno, ma poi resta pure il mostro lì con la casa e lasciano le cose così come stanno. Quindi dal punto di vista urbanistico, ma dal punto di vista ambientale, nessuno sembra prendersi più la responsabilità, perché in base al diritto italiano, chiusa la società, liquidata la società, non c'è più nessuno che si debba prendere questa responsabilità. Questa è una cosa che deve finire oggi. Allora, nel 2011 lì a Rende sono stati addirittura sequestrati 4 pozzi. Vediamo il contributo. È stata chiusa una decina di anni fa la cosiddetta legnochimica, un'industria di pannelli di legno. Adesso però, anche a causa di odori poco gradevoli che si innalzano su quest'area, la procura di Cosenza ha effettuato degli accertamenti e ha scoperto che esiste un serio inquinamento. La falda acquifera risulta gravemente contaminata. In quest'acqua scura ci sono diverse sostanze tossiche e metalli pesanti come ferro, alluminio, manganese, arsenico, cromo, nichel, cobalto e piombo. Tutti residui di lavorazione industriale. Per questo sono stati sequestrati 4 pozzi d'acqua e risultano anche indagati i vertici dell'azienda, che non avrebbero osservato le norme anti-inquinamento. Il livello di attenzione deve essere serio, alto. Non è una situazione di straordinario allarme, purtuttavia richiede la effettuazione di interventi seri di bonifica e messa in sicurezza. La procura ha per fortuna accertato che almeno negli ortaggi coltivati nell'aria non ci sarebbero sostanze inquinanti, l'agricoltura è salva. Pensavamo che ci fosse una contaminazione molto più diffusa di quelle che abbiamo trovato, invece fortunatamente lì sotterranei sabbiosi argillosi, l'argillo impermeabile ha contenuto molto la diffusione di questi ioni inquinanti. All'azienda è stato intimato di provvedere entro il 30 novembre alla bonifica completa del territorio interessato. Ecco, avete ascoltato 2 interviste nel 2011, una al procuratore della Repubblica e l'altra al biologo, insomma, dell'Università della Calabria, l'attuale rettore dell'Università della Calabria. Mi sorprendono le parole che dicono sia l'uno che l'altro. Allora, il rettore dell'Università della Calabria dice: fortunatamente il terreno è argilloso e quindi crea una barriera naturale. Una barriera naturale contiene. Ma un terreno argilloso può contenere, non, sono ignorante in materia, però dico, può contenere l'acqua, ma può contenere tutto quel materiale ferroso? E poi dire siamo fortunati perché il terreno è argilloso. Cioè, bisognava già provvedere prima, giustamente lui da tecnico dice queste cose. Però mi sorprendeva anche il sorriso, no? Tipo, era una bella notizia. E il procuratore dice non è un allarme importante, c'è un inquinamento ma è contenuto, bisogna però lavorare per accertare le responsabilità e bonificare. 2011, siamo al 2015 e lì abbiamo 2 grandi esponenti, lo Stato, la legge e poi naturalmente i tecnici, l'Università della Calabria, insomma, mettiamola come vogliamo. Quindi non so, voi vi fanno riflettere queste parole, immagino. A me fanno paura, più che altro non fanno riflettere, fa paura, perché nel momento in cui i soggetti che sarebbero preposti alla tutela della nostra salute, della nostra incolumità, non vedono il rischio, ormai non più potenziale, ma attuale, di una situazione di questo tipo, che cosa c'è da fare?
Io posso, e riesco a capire, magari il non creare allarmismo, il lavorare sotto traccia per risolvere un problema senza creare ulteriori danni, appunto, come paura che si mette nei cittadini, si infonde nei cittadini e così via. Il problema che poi mi spaventa invece è che da queste parole che abbiamo ascoltato non c'è stato quel passo successivo, ossia che si sia fatto un passo indietro. Naturalmente il terreno argilloso forse è stata una fortuna che davvero sia stato quel tipo di terreno, però il problema resta, e resta appunto in quei quattro pozzi che erano stati sequestrati all'epoca, furono trovati questi valori superiori di 100.000 volte rispetto al normale. Quindi che succede? Succede che dalle parole si dovrebbe passare finalmente ai fatti, e noi quello stiamo cercando di fare. Ecco, giustamente dicevi, non bisogna creare allarmismo, però secondo me bisogna crearlo, nel senso che non in tutta la popolazione dire lasciamo rendere, però dire in queste zone è vietato costruire, non si può costruire. Intanto poteva essere già un provvedimento da prendere. Cioè, come comune, il sindaco Manna, se non sbaglio, no? Oggi che è sindaco, io spero che voi duriate almeno gli altri 4 anni, così poter risolvere problemi, perché non ci vogliono, capisco, ci vogliono 6,5 milioni di euro, ci vuole tempo per bonificare quel sito. Non è mai partito, però sono passati troppi anni. Non ne facciamo passare altri 4, altri 5, altri 10. Allora, già vietare. Il comune ha il potere di dire quella zona non è edificabile. Il comune avrebbe anche il potere di, tra virgolette, sequestrare quei terreni e renderli una zona bianca. E meglio non avere il terreno e non coltivare lì che morire dai frutti che si mangiano. No, perché il rettore dell'Unical diceva le coltivazioni sono salve, però vai a dirlo al vecchietto, come dicevamo all'inizio della trasmissione, come dicevi proprio tu, Domenico, che semina le zucchine o le melanzane, visto che ora è periodo, no? Ma le piogge dilavano via le sostanze, appunto. Il vento, le intemperie, quanto potrà contenere questa argilla? E quanto invece ha impedito che queste sostanze si disperdessero in altro modo e che quindi le ha concentrate e adesso diventa ancora più pericoloso? Io non lo so, non sono un tecnico, però... Certo, quello che dico io però, no? Domenico, tu sei stato candidato a sindaco di Rene, giusto? Quindi sei consigliere comunale d'opposizione. Sì. Su questo mi auguro che il Consiglio Comunale sia unito di Rene, al di là del colore politico, come dicevamo pure all'inizio con il registro tumori. Non ci può essere il Movimento 5 Stelle, come vi chiamano i pentestellati, che non vuol dire niente, cioè sono cretinate. Allora non si può dire che il Movimento 5 Stelle si attribuisca il registro tumori. No, è una cosa di tutti, dei cittadini. Quindi io dico, il Consiglio Comunale, al di là di PD, centrodestra, sinistra, cioè deve essere unito su questo. Allora, perché io penso che, finisco il concetto, sì, sì, un consigliere comunale, un consigliere regionale, un consigliere provinciale, un parlamentare, un senatore, che sia d'opposizione, ha le stesse identiche responsabilità di un consigliere di maggioranza, di un parlamentare di maggioranza, perché è troppo facile, non è questo il caso, perché sei qui questa sera a parlare di questa problematica, però è troppo facile nascondersi dietro ma non ci avete voluto, noi siamo di maggioranza, purtroppo ci mettono i bastoni fra le ruote. Intanto si fanno le proposte e si dice perché chiudiamo questa zona, non si può più edificare, sequestriamola. Noi le proposte le stiamo facendo, come dicevo poco prima, stiamo cercando di non far cadere il silenzio nuovamente, l'oblio, questa situazione nell'oblio. Dall'altro punto di vista, il Consiglio Comunale, noi abbiamo trovato massima apertura per quanto riguarda il Consiglio straordinario sulla legnochimica, non tutti d'accordo erano, perché secondo loro un Consiglio Comunale magari non sarebbe servito a niente. Certo, era un segnale forte che si voleva dare anche alla città, fare un Consiglio Comunale, parlare, tirare fuori tantissime cose. Ma questo sarebbe a marzo, perché io leggendo il 15 marzo leggendo i comunicati stampa per affrontare questa tematica, questa trasmissione, leggevo date vecchissime di questo processo. Si parlava di questo problema a marzo, siamo già a luglio. Siamo già a luglio, ripeto, cioè, è lo stesso tempo che abbiamo impiegato in questi ultimi 10 anni, cioè a parlare, parliamone, cioè, appunto, però non si riesce. Per esempio, non vorrei proprio portarlo come esempio, però
A Polistena è stato fatto un consiglio comunale aperto subito dopo una settimana della presa di possesso del nuovo consiglio comunale di Michele Tripodi contro la chiusura dell'ospedale di Polistena. I risultati si sono avuti perché Scura aveva fatto una porcata sull'ospedale. Purtroppo in questo caso il consiglio comunale aperto non ce l'hanno fatto passare dalla riunione dei capigruppo, quindi i capigruppo degli quindi altri schieramenti. Uniti. Allora, diciamo che non siamo uniti nemmeno sulla reale, come si dice, sulle strategie da mettere in campo per risolvere il problema, però c'è una volontà comune che è quella di risolverlo questo problema. Non ci può essere una volontà comune. Come si dice? Non può esistere che il comunicato stampa del Consiglio Comunale Rende dice siamo tutti d'accordo, il sindaco in prima linea va a difendere i diritti dei cittadini. Da questo punto di vista il comunicato stampa del sindaco, diciamo che è il comunicato stampa del sindaco, io volevo fare una riflessione un però po' diversa. Diciamo, però diciamolo, cioè non è un consiglio comunale unito su questo fronte, su questa emergenza. Ma non so come, forse mi sono spiegato male. Se mi permetti, qua non c'è da fare comunicati stampa, ci sono i provvedimenti previsti dalla legge, l'articolo 250 del codice dell'ambiente. Mettetevi al posto della legnochimica e fate la bonifica, stop. Non c'è da discutere. L'articolo 253 le cose non si fanno, prevede che dovevano mettere degli oneri speciali sull'area, quindi l'area non era automaticamente più soggetta a edificazione o altro. Invece dovete fare stop. Volevo giusto affrontare il problema del consiglio, perché io dico siamo uniti nel senso che tutti quanti vorremmo fare questa avviare questa bonifica, però abbiamo da mettere in campo idee diverse. Allora, secondo noi andrebbero subito requisiti questi terreni e almeno messi in sicurezza, quindi una prima fase, almeno cacciarli eliminare la possibilità che Legnochimica possa vendere questi terreni. Il primo passo da fare secondo me sarebbe questo. Secondo la maggioranza invece è Legnochimica che si deve occupare della messa in sicurezza e quindi della bonifica. Per questo loro tengono aperto ancora questo dialogo con Legnochimica. Che non ha più senso a questo punto. Secondo noi no. Secondo noi mila euro posso spendere, quando ne servono 6 milioni appunto. E mezzo, sequestragli tutto e via. E secondo noi già dal primo mese che sono insediati come maggioranza avrebbero dovuto fare non più un braccio di ferro classico che c'è stato, sia un po' vinco io, un po' vinci tu, bensì andare col pugno duro, quindi il polso duro, andare lì e sequestrargli subito i terreni e renderli soprattutto non edificabili, quindi creare una zona bianca, stracciarli dal PSC. È molto semplice, visto che stiamo costruendo, disegnando questa nuova città di Rende, avremmo potuto creare una zona nuova in quell'area industriale. Sarebbe stato un segnale fortissimo che avrebbero lanciato, e questo glielo abbiamo detto pure noi che siamo di opposizione, perché noi vogliamo risolvere il problema. Secondo noi si potrebbe risolvere in questo modo, cioè non potete più dialogare con persone che non vogliono dialogare in realtà, perché, o meglio, vogliono dialogare soltanto per perdere tempo, ma non per risolvere realmente il problema. C'è una maggioranza di governo che invece sta attuando una strategia che è una strategia vecchia, già percorsa da altre maggioranze, che ci ha portato a quello che sono i fatti di oggi, ossia che siamo ritornati indietro di 10 anni. Non abbiamo ancora, pur avendo un piano di caratterizzazione, non abbiamo né una messa in sicurezza di quell'area, né tantomeno un piano di bonifica. E allora che parliamo a fare? Dobbiamo agire di conseguenza. Quindi posso dire che tutti quanti vogliamo la bonifica, però seguiamo strategie diverse. Cioè qui non si arriva mai a un punto, per il semplice fatto che giustamente tutti vogliono la bonifica, però con le strategie diverse, così non si farà mai. Nel senso che ognuno dice giustamente noi vogliamo una cosa, loro vogliono un'altra, loro vogliono un'altra, però alla fine chi è che paga? Il cittadino. Chi di dovere ne, ecco, come, ne risponderà. Diciamoci la verità, no? Sì. Qui c'è l'avvocato Cantermi, dice lo devono fare per legge, ma l'avvocato sa benissimo che le leggi non vengono rispettate. No, beh, un momento, noi abbiamo dato 30 giorni, al 31esimo giorno... ci rivedremo tanto, a settembre ancora. Assolutamente. Sì, perché ora io chiudo la stagione, però verremo proprio lì a Rende con le nostre telecamere. Bene. Sentiremo i cittadini, ma sentiremo anche il sindaco Manna, cioè sentiremo un pochettino tutti i protagonisti di questa vicenda, perché la legge purtroppo, quando poi si è forti o le grosse aziende o lo Stato stesso, diciamo, non la rispetta a volte, no? E si vede sui cittadini, perché sono sempre i cittadini quelli che pagano, purtroppo. Quindi il Movimento 5 Stelle, gli azionisti del Movimento 5 Stelle, i cittadini che girano, ruotano attorno a questo movimento, gravitano, ecco, possono cambiare le cose? Diciamoci la verità, no, da soli non si può, anche perché vediamo, cioè io non vedo le manifestazioni di popolo di questi cittadini, di Rende, perché là il pericolo è reale.
come non vedo quelli di Gioia Tauro perché per l'inceneritore, come non vedo quelli di Crotone per tutte le altre schifezze che hanno lasciato lì in quelle spiagge. No, questo devo dissentire, mi permetta. E innanzitutto è vero che il battito d'ali di una farfalla può generare i tornado, quindi se siamo tanti a battere le ali, quindi anche una sola persona può fare la differenza, ci dobbiamo credere, ci voglio sperare. Sì, vabbè, perché... è la stessa cosa della goccia nell'oceano. Altrimenti non saremmo qui. Però è anche vero che a Crotone ci sono dei cittadini che si stanno dando da fare, che stanno protestando. Ma i risultati non è anche vero che questa iniziativa che noi oggi possiamo mettere in campo la riproporremo a luglio a Crotone, proprio su una zona di ex discarica. Ci stiamo lavorando anche sulla zona del fiume Olivo, nella zona di Amantea, Serra d'Aiello, eccetera, eccetera, perché anche lì è un punto caldo. Ho segnalazioni da Tortore, Preia Mare, e andremo a faremo un giro, insomma, dalla Calabria. Certo. D'ora in poi abbiamo lo strumento, adesso possiamo farlo. Prima giuridicamente non potevamo farlo. È chiaro. Aggiungo una cosa, giusto, io non ce l'ho con i cittadini, assolutamente, ce l'ho con quelli che non si danno da fare. È chiaro, voi due siete qui questa sera perché avete risollevato per l'ennesima volta questo problema. Ne stiamo parlando, stiamo facendo luce, magari non sui cittadini di Rende, ma sui cittadini della provincia di Reggio Calabria, del Vibonese, del Crotonese, che non sapevano di questa legno chimica, o meglio, hanno sentito legno chimica, ma non sono mai andati a vedere quello, lo scempio che hanno lasciato, quello che hanno fatto. Ecco, non è l'unica realtà, purtroppo, in Calabria, ce ne sono tantissime. Come qui, in provincia di Reggio Calabria, per giorni, anzi per mesi, abbiamo visto e abbiamo sentito un elicottero girare sulle nostre teste con dei rilevatori, insomma, per le cose radiative. Ci sono state le intercettazioni dove si diceva sotto ogni albero d'ulivo nella piana di Gioia Tauro c'è un fusto radioattivo tossico. Ecco, quindi la procura, per esempio, a Reggio Calabria, Caffiero De Rao, pare se ne stia occupando, si sta muovendo e si è mosso, insomma, per fare dei rilevamenti. È chiaro, però qui abbiamo visto le dichiarazioni dal 2011, diceva l'avvocato Cantelli, mi fanno paura, ed è chiaro che sia così, Domenico. No, niente, io volevo spezzare una lancia di difesa dei cittadini, nel senso, questi problemi, questi tipi di problemi si stanno iniziando ad affrontare ora, anche a livello mediatico, con una certa insistenza. Quindi si sta iniziando a cambiare anche un po' la cultura, che era quella cultura italiana, ossia del non ci preoccupiamo dell'inceneritore che ci mettono sotto casa, non ci preoccupiamo di altre questioni del genere. Diciamo, dagli anni 80 ad oggi c'è una consapevolezza ambientale che sta crescendo, forse troppo lentamente ancora, però sta iniziando a crescere questa consapevolezza anche nei cittadini. Poi va da sé che ogni zona, ogni persona si muove, agisce in base a determinate qualità. È quello che dicevamo all'inizio, bisognerebbe cambiare la mentalità dei cittadini. Sta cambiando, perché forse questo Facebook, questi social network ci hanno un po' rovinato, perché si mette molto spesso mi piace. Riflettevamo prima, non mi ricordo se con il nostro direttore Nino, insomma, si parlava in questi giorni, cioè si mette mi piace e si pensa di assolvere a un dovere civico. Ma non solo questo, vogliamo la bonifica di legno chimica, ma poi si mette mi piace pure al gatto che balla o al cane che si tuffa in piscina, per dire, no, o alla barzelletta o a quello che si riprende con il cellulare e dice cretinate, no? Quindi già poi è volata quella cosa, non esiste più. Diciamo, sono un po' come i titoli dei giornali, o i giornali, si leggono i titoli ma poi non si legge l'articolo. La cosa è diversa comunque, il giornale, sì, capita, però il giornale molte volte ha risolto molti problemi, no? Ha aperto delle inchieste giudiziarie, cioè i giornali è diverso, come pure del rinoceronte potranno vedere se non gli interessa i primi 5-10 minuti, poi cambiano canale. Sì. Però intanto in quei primi 5-10 minuti abbiamo già affrontato il problema, lo stiamo affrontando. A noi quello che interessa, soprattutto in questo caso particolare, è che questa consapevolezza mostrata da alcuni cittadini stia a poco facendosi largo anche nel resto della città. Quindi iniziamo a vedere che c'è un interesse verso questo caso e verso altri casi che possono esserci a Rende sempre maggiore. Naturalmente, come dicevamo pure prima, c'è stato troppo silenzio su questa faccenda, quindi il silenzio non aiuta a far veicolare determinate notizie. Più parliamo, quindi più parliamo di questo fatto, e meglio è. E per questo siamo qui. Questo rinoceronte che è qui, di cartone, è qui proprio per i cittadini di Rende. Io non volevo accusare i cittadini di Rende, ma accuso chi dorme, chi non si preoccupa di quello che è a fianco. Perché questo rinoceronte
proprio questa sera è lì proprio che punta, non voi che siete qui, non te Domenico, però anche se tu hai anche le tue responsabilità politica e ce l'avrai per questo mandato e soprattutto perché eri un candidato a sindaco di Rende, ma a favore, dietro di lui ci sono i cittadini di Rende, questo che sia chiaro assolutamente, perché questo qua è un programma che va sempre a prescindere a tutelare i diritti dei cittadini. E adesso vi faccio vedere invece sempre un servizio che ci ha fornito Francesco, che risale al 2012, quando il sindaco di allora diceva state tranquilli, cioè tranquillizzava la popolazione su questo fenomeno. Vediamo. La bonifica è già iniziata e la popolazione può stare tranquilla, lo ha detto il sindaco di Rende, Vittorio Cavalcanti, che ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla questione della Legnochimica, la fabbrica di pannelli lignei chiusa da anni che avrebbe generato inquinamento nei terreni dell'area industriale rendese, dove si sono anche sviluppati, e forse in maniera dolosa, alcuni incendi, l'ultimo risalente a qualche settimana fa. Per questo ci si è mossi subito. Azioni che hanno portato anche con il supporto del Consiglio Comunale, del deliberato di qualche mese addietro, ad una avanzata fase verso la bonifica dei laghi, perché è di questo, diciamo, che si sta parlando in sede di conferenza dei servizi. Ovviamente l'incendio ha creato ulteriori elementi di attenzione e di preoccupazione che però stiamo costantemente monitorando. L'amministrazione comunale non intende sottovalutare i rischi, ha detto il sindaco di Rende, c'è solo ancora un'incertezza sui tempi. I tempi sono definiti un po' dal codice ambientale, sono tempi che prevedono questa prima fase, che è quella della caratterizzazione, cioè sostanzialmente di capire che tipo di situazione di pericolo e di rischio viene riscontrata e poi passare alla fase della bonifica. Ovviamente rispetto all'incendio abbiamo immediatamente allertato l'ARPACAL, che per la verità è immediatamente intervenuta per un monitoraggio dell'aria che ha dato risultati rassicuranti, anche questi vanno portati all'attenzione e vanno comunicati, perché credo che anche comunicare cose che tranquillizzino l'opinione pubblica, i cittadini al posto, sia un dovere dell'amministrazione. Come si chiama? Politichese questo, eh? La bonifica è partita dove? Quando? Ci dia una data il sindaco, ci dà delle prove il sindaco di Rende, ex sindaco. Guardi, dimissionario. Io non parlo politichese, inviterei questa gente a prendere casa lì. Ecco, ma anzi, glielo obbligherei, lo farei obbligatoriamente, li porterei lì a vivere, così magari se non c'è nulla, se c'è da stare sereni, stiano sereni. Ecco perché io ringrazio Francesco Stardicò, proprio perché mi ha dato un materiale, noi non eravamo ancora esistiti, non eravamo ancora in onda, come dicono alcuni colleghi, che critico quando dicono pardon, però in questi casi ci vuole, sono servizi, contributi importantissimi, perché ci fanno vedere, ci fanno ascoltare proprio le dichiarazioni di allora, di come prendevano in giro i cittadini di Rende. Mi auguro che il sindaco Manna non faccia la stessa cosa, come anche Domenico, che rappresenta la politica, io lo devo dire, perché giustamente poi, se no, fra 4 anni manderemo questa intervista. Assolutamente. Ok? Allora, siamo quasi in chiusura del nostro programma. Cosa si sente da dire? Di dire il candidato sindaco di Rende, oggi consigliere comunale d'opposizione, ai cittadini, ai suoi cittadini, a quelli che lo hanno votato e lo hanno mandato in quel consiglio, se non da sindaco ma da consigliere? Beh, mi sento da dire che la battaglia iniziata 2 anni fa come Movimento 5 Stelle, eravamo ancora attivisti all'epoca, è portata oggi in consiglio comunale, quindi in comune rimarrà sempre la stessa. Noi chiediamo la bonifica subito dell'area dell'ex Legnochimica e ci batteremo seguendo tutte le strade possibili, quindi facendo informazione, se c'è bisogno recandoci in procura. Avevamo già dato ampia disponibilità al sindaco ad andare insieme in procura a denunciare e stiamo aspettando, se vuole, di contattarci. Quello che promettiamo, non possiamo fare delle promesse così sul nulla, noi cercheremo di lottare e continueremo questa battaglia sempre, perché il nostro interesse è quello di rivedere quell'area ripulita da questi liquami e da questo inquinamento che purtroppo, secondo noi, c'è.
quindi altre promesse non ne posso fare, se non quella che vado a togliergli io l'acqua dalle vasche, ma è quasi impossibile, quindi non posso dire una cosa che non potrei davvero mantenere, però sicuramente che continueremo a fare informazione, continueremo a far girare la voce e continueremo a denunciare tutte queste questioni, questo qui è poco ma è sicuro, è fra quattro anni. Questo lo potete fare anche tramite Sud, perché ora noi finiamo questa produzione, giustamente ci prendiamo dopo decine e decine di puntate che abbiamo fatto tutto quest'anno a ritmo serrato, insomma ci prendiamo 10 giorni giusto per riposarci, ma non riposarci con le registrazioni, ma pensare già alle puntate che andremo a fare poi a settembre, quindi poi ne riparleremo senz'altro, verremo noi lì a rende, questa è casa vostra quando si parla di questi problemi, non del Movimento 5 Stelle però, ma scherzo, no? Parliamo per l'amor di Dio. Allora, io ripeto agli amici che ci seguono da casa, i materiali che sono stati trovati lì in quei laghetti, in quegli stagni. Allora, i metalli pesanti sono alluminio, ferro, magnesio, arsenico, berillo, cromo, nichel, mercurio, benzene e tricloroetilene, che sono state classificate dall'IARC, giusto? Dico bene? Come rischio oncogeno documentato, quindi sono sostanze veramente tossiche, pericolosissime per la salute e per l'uomo. Cono Cantelmi, avvocato attivista, cosa sente di dire invece a quei calabresi che l'hanno votata nelle ultime tornate elettorali, no? In questa regione un po' allo sbando in questo ultimo periodo, e soprattutto ai cittadini di Rende, immagino che lì qualche voto l'abbia pure preso, no? Sì, sicuramente. Io mi sento di dire che l'onestà prima o poi andrà di moda, che si sta vedendo in questi giorni come questa regione è stata martoriata da un sistema collusivo della politica che ha sostanzialmente angariato i cittadini, ci ha costretti in una morsa da cui non riusciamo a uscire, però in realtà piano piano qualche spiraglio si sta vedendo, grazie all'inchiesta della Procura, grazie soprattutto al fatto che i cittadini stanno prendendo consapevolezza che lo strumento fondamentale, quello del voto, non è qualcosa che si possa regalare così facilmente, e soprattutto perché oggi ci troviamo a 7 mesi dalle elezioni senza ancora una giunta che possa funzionare, e quindi addirittura un consiglio regionale che è stato eletto con una legge incostituzionale, che sarà tacciata poi di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale a breve. Io ho già esortato e invitato Mario Oliverio a dimettersi, e tutto il consiglio regionale a dimettersi, come segno di rispetto dei cittadini calabresi. Noi saremo pronti quando sarà il momento a dare un'opportunità e un'offerta politica che sia effettivamente alternativa, e proprio grazie a queste iniziative che stiamo facendo, non parliamo di fuffa, non parliamo di alleanze, non parliamo di altre cose, ma parliamo di tutela dei cittadini, tutela del territorio, tutela della salute. La Calabria è nostra e ce la dobbiamo tenere stretta, non è più il momento di stare sereni, è il momento veramente di metterci la faccia, noi ci vogliamo mettere la faccia. Ora faccio una domanda, voglio una risposta sincera però, con un sì o con un no. Prego. Questa bonifica, secondo lei, si farà sì o no? Secondo me sì. Secondo lei? Ni. Ni. Ok, abbiamo detto tutto. Allora, io vi ringrazio, cari amici, per averci seguito, e vi auguro un buon proseguimento su Sud, e ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci.